Benvenuti a un'altra cena, anche se più presto, una cena, una pericena. No, allora, buonasera a tutti. Reduce da un incontro di gruppo che è appena finito e che mi è piaciuto moltissimo, vi racconto la mia cena di ieri sera. Pardon, aspetto un po' che arriviate. Oggi ho di nuovo rubato lo studio Eralda, che fortunatamente non c'è. spero che mi sentiate. Devo smettere di venire nel suo studio perché c'è una luce orribile. Aspettate, proviamo. No, non si può. Allora, vediamo se state arrivando e il telefono, come al solito, non me lo fa vedere. Vediamo un po', eh. Eccoci qua, ci siete. Bene, adesso anche, neanche fuori si vede più niente, fantastico, è veramente molto utile. Allora, ho scelto di fare una ricettina di quelle proprio salva cena dell'ultimo minuto. Che tra l'altro ho utilizzato in una di queste serie che sono tornata dalla palestra, perché sì, posso dire fieramente che da inizio aprile, ciao Maria, sono tornata in palestra. No, non è che avevo dimenticato qualcosa, ho ripreso proprio realmente a fare un po' di cose, non vi dico cosa faccio. Allora, si tratta di un piatto unico, molto veloce, vi farò vedere la fotografia poi. Praticamente cosa ho fatto? Ciao Alessandra, mentre... ciao Silvana, ciao ragazze. Allora, il mio piatto di oggi è senz'altro velocissima. Praticamente cosa dovete fare? Io avevo un cipollottino fresco, ciao Maria Teresa, l'ho tagliuzzato, l'ho messo con un po' d'olio e le zucchine a bastoncino nel vasetto. Io uso sempre i vasetti grandi perché ci sta tanta verdura. Quindi l'ho messo, mi pare, per 7-8 minuti al microonde, alla massima potenza. Nel frattempo che cuocevano le zucchine, ho sbattuto le uova da una parte, ciao Ilaria. Quante uova ho messo? Ho messo due uova a persona perché così era piatto unico. Mentre sbattevo le uova, però nel frattempo ho già messo sull'acqua per la pasta, perché sennò primariamente sempre l'acqua per la pasta. Dopodiché, no, beh, le uova, scusate, le zucchine e l'acqua per la pasta possono essere messe in più o meno uguali. Quando bolle l'acqua, buttate la pasta. Nel frattempo avete preparato uova sbattute con un pochino di sale e un pochino di pepe. Quando vengono fuori le zucchine dal microonde, sfilate, fate sfiatare il vapore sfilando la, oddio, ciao Milena, grazie a te, è stato un piacere. Sfilando la guarnizione, ma senza levare i gancetti, perché sennò. Una volta sfiatato il vasetto, lui potete rimuovere i gancetti e aggiungete le zucchine calde all'uovo. Mescolate e quando è quasi pronta la pasta, la fate saltare in una padella con questo composto fatto di uova e zucchine. Sembrerebbe un po' la. Sembrerebbe un pochino il metodo insomma, la ricetta della carbonara, ci avete fatto caso? Ma invece di usare quelle parole brutte come carbonara di zucchine o altro, io lo chiamo sugo alle zucchine e uova. Così non facciamo feriti, non facciamo cose, eh? Che lo dicevo giusto oggi alle partecipanti. Io odio quei termini finti tipo il fit tiramisù. No, no, raga. O il tiramisù lo si fa bene o non lo si chiama con quel nome, perché cioè, non potete spacciare dello yogurt greco con un po' di cacao e le fette biscottate per tiramisù, no. Opponetevi con me a questo nominare il tiramisù invano. Scusate, oggi ho la tosse. Ciao Daniela, ciao Giulia, ciao Valeria. Allora, cosa mi raccontate? Vi è piaciuta la ricetta di oggi?
Vi ispira? Cosa avete mangiato ieri sera? Io vi anticipo che questa sera, invece, hai detto fette biscottate? Sì, l'ho detto, ma in termine negativo, quindi lo posso dire. Per chi non lo sapesse, nel gruppo sta andando avanti un contest e il gruppo si sta dividendo in gente che cucina molto bene e in gente che si è riunita sotto la mia bandiera, il cui nome del gruppo è stato definito Non è bello ciò che è bello, figuriamoci quello che è brutto. Quindi per farvi capire che ci sono persone che cucinano molto bello nel gruppo e poi ci siamo noi altri, che impiattiamo male. Ma noi siamo quelli che dobbiamo mangiare per fare presto, quindi va bene così. Chi non fosse ancora nel gruppo si sta perdendo questo meraviglioso dividersi in gruppi. Vi prego, inseritevi, iscrivetevi. Si chiama il gruppo Fast Food Diet. Ieri sera vellutata di piselli Ricciardina, ma che buona è, vero Ilaria? Me la devo rifare. Allora, Valeria dice: sì, ma mi è venuto in mente Stronzifero, mi sono messa a ridere in macchina da sola. Guarda, io non so chi sia. Un giorno io dovrò dire a mia figlia che 3 giorni prima di partorire sua madre era conciata come una. Vabbè, a bere l'aperitivo, fingendo di essere stronzifero. Cioè, vi rendete conto cosa dovrò raccontare a mia figlia? Così, per dire. Perché era al 31 e lei è nata al 3. Ed era un cesareo programmato, quindi lo sapevo benissimo. Vabbè. Ciao Cinzia, ciao Ilaria, Manuela. Ilaria ride. Mi è piaciuto moltissimo l'incontro di oggi, grazie. Grazie a te, Milena. Per chi se lo stesse chiedendo, questi incontri di gruppo sono compresi nei percorsi che si fanno col mio studio. Sono delle occasioni veramente importanti di comunione, di crescita, perché si incontrano altre persone, le domande che fa uno sono utili agli altri. Secondo me è un'oretta veramente, veramente utile. E direi che vi ho detto tutto sulla mia ricetta. La cosa buona è che volendo poteva essere un piatto unico. Io in realtà ho aggiunto sempre un po' di verdura perché non mi basta la verdura che metto nei sughi, ma sono io, perché ho bisogno di anche perché un bel quantitativo di verdura mi aiuta a rimanere sazia più a lungo, quindi lo mangio volentieri. Forte, tua figlia sarà orgogliosa di te, mamma, dottoressa speciale. Maria, grazie, ma te sei di parte. Già se non mi odierà per averla portata in diretta un sacco di volte sarà qualcosa. Va bene. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Qualcuno ci dice la sua cena? Ilaria si è fatta la vellutata Ricciardina. Ah. Vabbè, direi che vi posso anche lasciare andare, perché ormai quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Queste dirette stanno diventando sempre più lampo. Ma perché ormai non devo più spiegarvi niente, ormai sapete tutto. Zucchine ripiene, buone! Perché non hai condiviso la ricetta nel gruppo, Alessandra? Adesso mi dice perché non era una ricetta, tanto. Va bene, va bene. Io direi che vi saluto qua, vi ringrazio e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ok? Buona serata a tutti!